Scienziati dell'Università di Kobe hanno affermato di credere che un altro pianeta, oltre a quelli conosciuti, stia orbitando gli estremi confini del nostro sistema solare. I ricercatori hanno dichiarato che dopo ripetute simulazioni del computer si può concludere che sia solo una questione di tempo trovare il misterioso pianeta X. A causa dell'enorme distanza dal Sole, la sua temperatura dovrebbe essere molto bassa, ecco perché dopo non gli frolossi. E la superficie coperta di ghiaccio, ammoniaca e metano ghiacciato. Questo è quanto affermato dal direttore della ricerca, il professor Tadashi Nakai. Il pianeta X, così chiamato dagli scienziati perché non è ancora individuato, dovrebbe avere un'orbita solare estremamente ellittica, lo sappiamo, ed oblunga. Una stima del suo raggio va dai 15 ai 26 miliardi di chilometri e girerebbe intorno al Sole ogni 1000 anni. Ora si vede solo da qui, poi tra l'8 e il 9, fine l'8-9 si vedrà fino qui, poi dal 10 in avanti in tutto l'emisfero nord. Nel febbraio del 2008 questa è l'immagine del, ora lo possiamo chiamare, sistema solare. Erroneamente Nibiru è stato individuato, poi denominato come pianeta, in realtà è il Sole, in cui, intorno ai quali girano questi corpi celesti, uno dei quali è abitato, quindi sarebbe più giusto chiamare Nibiru il pianeta abitato, non il Sole. Però questo è un sistema, un piccolo sistema planetario, come, più o meno come il nostro, ha una stella centrale, che è una nana bruna, che è quella che abbiamo visto con la coda, con una serie di pianeti, 7, intorno, qualcuno piccolo, qualcuno, eccola qua, qualcuno un po' più grande. Uno di questi, che è l'unico abitato, si chiama, per noi si chiama Nibiru, mentre per i Sumeri era l'insieme del sistema solare, perché chiaramente non è un pianeta che arriva, arriva questo mini sistema solare che, ruotando intorno al Sole, contemporaneamente ruota nel proprio interno il proprio Sole intorno ai propri pianeti. Il pianeta abitato sarebbe la patria di provenienza di quegli esseri simili all'uomo che i Sumeri chiamavano Anunnaki e che scambiarono, i Sumeri scambiarono gli Anunnaki per divinità, dato il loro enorme bagaglio di conoscenza. Il governo degli Stati Uniti lo sa e sarebbe in contatto con loro, perché questo non è solo un evento sconvolgente per il nostro, ma anche per il loro pianeta, per la legge della gravitazione universale di Newton, l'attrazione tra i corpi. Il fatto che l'osservatorio astronomico di Amundsen Scott, quello che abbiamo visto prima, l'SPT, sia stato costruito con i finanziamenti della fondazione Rothschild, di cui farebbe parte anche il magnate Rockefeller, il quale sta facendo costruire a proprie spese, un altro caso, un complesso di tunnel sotterranei nelle isole Svalbard, dal polo nord, esattamente dal polo opposto dove si vedrà quell'intruso, ove custodire le sementi ibride, OGM, terminato, di tutte le essenze vegetali oggi coltivate sulla Terra. È un'altra arca di Noè. Che nessuno si domandi a qual fine l'ospite Rockefeller investano miliardi e miliardi di dollari per costruire telescopi e ricoveri sotterranei. Tutto questo non appare strano, per non dire assurdo. La banca genetica dei semi, in cui sarà conservato il più grande numero possibile di specie di semi provenienti da 1400 depositi di raccolta sparsi in tutto il mondo, sarà collocata in una galleria lunga 120 metri scavata nella roccia e mantenuta alla temperatura di meno 18 gradi. La banca avrà porte di massima sicurezza a prova di esplosioni e l'arrivo delle prime partite di semi è in programma per il 2008. Il motivo ufficiale di questo progetto è quello di prevenire l'estinzione delle piante a causa di una catastrofe planetaria, come l'innalzamento repentino del livello delle acque oceaniche. Il tunnel è 130 metri al di sopra del livello del mare.